Suoneremo fuori la porta delle casse, ma la tradizione degli zampognari non morirà. Novene a domicilio, ma nel rispetto delle norme anti-Covid, all'esterno delle abitazioni, afferma l'antropologo Carlo Preziosi, questa mattina impegnato a suonare la zampogna in onore della Madonna dell'Immacolata Blizzippino, con lui un suonatore di Ceramella. È un Natale indubbiamente storico e ovviamente particolare assai. È chiaro, abbiamo avuto difficoltà perché noi in fondo siamo siamo portatori di un rito sacro che è domestico e si conduce in casa. Le novene che stiamo facendo non le facciamo ovviamente in casa, con le famiglie che tenevano tantissimo a che questa tradizione continuasse anche in questa condizione. Ci siamo messi d'accordo che tutti hanno messo un simbolo fuori casa, hanno messo un quadro, hanno fatto un piccolo presepe fuori casa, hanno messo delle statue fuori casa, per cui suoniamo fuori e non entriamo in casa, proviamo tutti quanti a mantenere un certo tipo di comportamento. È chiaro, ce lo ricorderemo ovviamente, come lo ricorderemo non solo per il Natale, ma come dire, per la grande tragedia e la grande particolarità di questo periodo. È chiaro che comunque però la tradizione è stata fortissima. Noi siamo riscesi ad Acerra, stiamo abitando lì, oggi siamo venuti a Bellizzi per questa funzione che facciamo ormai da decenni. E è chiaro, il momento è difficile, però abbiamo trovato il modo per sopravvivere ancora una volta e per non far morire ovviamente la tradizione e il rito.